Ciao ragazzi e benvenuti nel mio giardino. Quest'oggi voglio fare una chiacchierata domenicale insieme a voi con questa stupenda luce naturale, spero che si veda e che si senta bene. Quest'oggi volevo condividere insieme a voi la mia esperienza con RF Factor 2, sì, perché ho ripreso il titolo in mano, perché avevo enormi problemi, perché essendo una beta, un'eterna beta, difficoltà a partire, si bloccava, eccetera eccetera, e in più non sono mai riuscito a sfruttare DX11. Oggi volevo assolutamente, cercherò di metterlo qua da qualche parte, farvi vedere che cosa rende RFactor 2 in DX11. E siccome la fortuna non viene da sola, sono anche riuscito ad attivare la realtà virtuale su RFactor 2. Devo dire che Studio 397 ha fatto un lavoro bestiale. Coinvolgimento da realtà virtuale, dettaglio pazzesco e la fluidità è presente. Cioè si va a una velocità lì dentro che è incredibile. L'unico problema per me personalmente è che non sono riuscito a bloccare l'orizzonte e quindi subisco tutti i movimenti che l'auto vi fa normalmente quando prendete dell'asperità o quando vi girate, quindi di conseguenza mi viene da tirar fuori le budella, le viscere, quindi è un po' problematico. Devo trovare solo il modo di poter bloccare questo orizzonte per cercare appunto di sfruttare e godermi questa realtà virtuale, che non è male. Un altro bemolle è sicuramente il fatto che i contenuti non sono tutti adattati per la DX11, però da quello che ho visto e dalla fortuna che ho avuto di poter sistemare tutti i bug che avevo con questo titolo, devo dire che è spettacolare ragazzi, spettacolare. Inoltre avevo preparato un video di un gameplay di 5-6 giri su un circuito con una mod particolare, la TCR, che è bellissima, solo che non ho voluto pubblicarla perché comunque era fino a se stessa, era un po' monotona, e quindi preferisco parlarvene, magari riesco a posizionarla qui. Il titolo doveva essere RFactor 2 non ti perdona, nel senso che sia la IA che il comportamento della fisica di guida è veramente molto severa, e il che aggiunge un qualcosa in più rispetto ad altri titoli che ti permettono di fare un po' quello che ti pare, nel senso è un po' troppo lungo, esci un po' fuori, qua no, niente ragazzi, cioè ti sbagli e come nella realtà ti giri e vai fuori, e quindi era importante per me condividere insieme a voi questa cosa di RFactor 2. Comunque io approfondirò sicuramente il discorso. Quindi ragazzi, terminiamo questa chiacchierata domenicale qui. Se avete voglia di adulare insieme a me l'algoritmo di YouTube, non esitate a lasciare un pollice in su. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video, lasciatemi un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabrizio è tutto, ciao.